tempo che stiamo vivendo è speciale. Ogni vita, si sa, è speciale. Ma questi tempi sono particolari per tutta l'umanità. La Madonna, che riteniamo madre nella fede di ognuno di noi, è apparsa molte volte in diverse parti d'Europa per avvertirci delle conseguenze della nostra noncuranza nei confronti della fede, perché continuiamo a vivere come se Dio non esistesse. A Fatima, ad esempio, nel 1917 aveva predetto alcune cose in caso di mancata conversione, tra le quali lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e la diffusione degli errori da parte della Russia in tutto il mondo. Alla fine però disse: il mio cuore immacolato trionferà. Ora, dal 1981 sta apparendo a Medjugorje per avvertirci della imminente realizzazione del contenuto di 10 segreti che riguardano l'intera umanità. Questa serie quasi giornaliera di apparizioni dovrebbero condurci ad una seria considerazione dei fatti che stanno accadendo sotto i nostri occhi. Moltissimi giovani sono indifferenti o increduli di fronte al Vangelo. Maria, nelle sue apparizioni, si è lamentata più volte del fatto che pochi pensano al suo figlio Gesù, il quale è vero uomo e vero Dio. Moltissimi abbandonano completamente la Chiesa e non frequentano i sacramenti quali la confessione e l'Eucaristia. La Madonna si mostra molto preoccupata per chi si rifiuta ostinatamente di credere nel suo figlio, perché rischia di morire senza alcun pentimento. Ha mostrato ai veggenti l'aldilà portandoli nelle tre dimensioni, paradiso, purgatorio ed inferno. Molti, sostiene, finiscono all'inferno perché muoiono increduli e senza alcuno che preghi per loro. Questi sono tempi molto importanti in un mondo che rischia l'autodistruzione a causa degli armamenti di distruzione di massa e l'inquinamento globale. Sinora ella ci ha protetti, ma ha bisogno dei nostri sacrifici e delle nostre preghiere. È necessario smettere di ricercare solo il divertimento, relegando all'ultimo posto il Creatore che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Egli desidera la nostra salvezza, per poi contemplare la verità nell'altra vita. Troppi giovani e non giovani si drogano, fumano, bevono e usano male la loro sessualità. Non danno spazio a Dio nella loro misera vita. È come anticipare l'inferno, perché così facendo non amano nessuno, nemmeno se stessi, perché vanno verso la rovina eterna. Ricordiamoci che la vita è un soffio, e noi raccogliamo solo ciò che abbiamo seminato. Se siamo vissuti nell'indifferenza, rischiamo di morire da indifferenti e quindi lontani dal Creatore. Prendiamo sul serio i messaggi della Madonna e vedremo che la nostra vita cambierà nella sua pienezza. Vivere alla luce di Dio, anche per un'ora sola, arreca la vera gioia interiore, molto di più che in anni di divertimento, dove si perde il senso stesso della vita. Non illudiamoci, tutto passa in fretta e gli eventi che riguardano l'umanità sono molto più vicini di quello che pensiamo. Affrettiamoci a convertirci e dedichiamo la nostra breve vita terrena ad adorare il Signore nella preghiera e nella contemplazione e a fare il bene al prossimo. Non saremo delusi.